Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video del Gobbo Toscano. Attenzione, attenzione, torniamo oggi a parlare di calciomercato perché è giusto fare un po' di chiarezza nella situazione che porterebbe la Juventus forte, prepotentemente all'assalto di Douglas Luiz. Allora, prima di parlare di tutto questo vi invito come sempre a lasciare un bel mi piace al video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, condividete i video, commentatelo, ditemi la vostra e attivate la campanella delle notifiche per non perdere tutti i prossimi aggiornamenti, video e live sul mondo Juventus e non solo. Allora, andiamo a leggere quello che ci arriva e si dice altro che 40 milioni di euro, il prezzo di Douglas Luiz è un Everest per la Juve. E come mai? Se tanto si parlava di bassa valutazione, di un accordo con Weston McKennie come contropartita. Un prezzo che oggi potrebbe essere davvero considerevole per i bianconeri, tutti i dettagli della situazione relativa al giocatore. Nelle ultime ore si è parlato di un possibile ritorno di fiamma della Juventus per Douglas Luiz. Il centrocampista brasiliano, seguito dalla Juventus e dalla Roma prima del suo ultimo rinnovo con l'Aston Villa, torna prepotentemente nei radar bianconeri in vista del prossimo calciomercato estivo. In attesa dell'annuncio ufficiale del nuovo allenatore con Thiago Motta, che dovrebbe vestirsi di bianconero nei prossimi giorni, e aggiungo speriamo il prima possibile, la Juventus continua a lavorare sotto traccia sugli obiettivi più concreti. Cristiano Giuntoli ha come priorità il rinforzo della linea mediana, che anche per la prossima stagione partirà dalla conferma di Locatelli. Tra i potenziali rinforzi, il nome che mette tutti d'accordo alla continassa è quello di Coop Miners, però sapete bene, no? Il centrocampista olandese reduce da una stagione clamorosa con la maglia dell'Atalanta ha una valutazione però molto alta, io infatti cambierei subito obiettivo. Per questo motivo la Juventus sta valutando da settimane la possibilità anche di inserire contropartite come Huijsen e Sule nella trattativa con l'Atalanta, pur continuando a esplorare ovviamente possibili alternative. Io penso che la Juventus abbia sempre i piani B e C nel taschino. La novità più rilevante delle ultime ore riguarda proprio Douglas Luiz. Secondo le indiscrezioni che abbiamo trovato e riportate anche su calciomercato.it, il prezzo del centrocampista brasiliano è ovviamente superiore rispetto a quanto riportato inizialmente dai media. Alcune fonti avevano parlato di una valutazione intorno ai 40 milioni di euro. La realtà è che la Aston Villa parrebbe che parta da una richiesta di 60 milioni di sterline, ovvero circa 70 milioni di euro al cambio attuale. Cioè, insomma, ritorniamo a parlare di Coop Miners, cioè a quei livelli lì. Questa cifra rappresenta un investimento importante, ma la Juventus potrebbe considerare la qualità e l'esperienza di Luiz un'aggiunta cruciale per il centrocampo. Con l'arrivo di Thiago Motta come nuovo allenatore è possibile che il club torinese stia cercando di costruire una squadra capace di competere subito ai massimi livelli sia in Italia che in Europa. Io ci credo relativamente poco a questa cosa, perché sappiamo cosa gli interessa a Gionel, il canello di mostra ogni giorno, lui vuole partecipare e vuole fare cassa. Però non escludiamo ovviamente l'inserimento della contropartita Weston McKennie per far abbassare il prezzo, ma se McKennie viene valutato a 25 milioni, se questi partono da 70 vuol dire 45. Ora, 45 ci può anche stare più McKennie, però sono tanti soldini. La dirigenza bianconera è nota per le sue operazioni di mercato mirate, qui mi trovano un po' d'accordo, potrebbe sfruttare eventuali risorse derivanti da cessioni o scambi per facilitare l'arrivo del brasiliano, come vi dicevo, McKennie come contropartita. In sintesi, ora, mentre si attende l'annuncio ufficiale di Motta, che ci fa tutti star lì con l'ansia, la Juventus continua a lavorare intensamente per rafforzare la squadra in vista della prossima stagione. L'interesse rinnovato per Luiz e la trattativa in corso per Coop Miners dimostrano la volontà del club di assicurarsi giocatori di alto livello. Ricordiamoci, però, tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Per ritornare ai vertici del calcio italiano ed europeo, l'obiettivo è rivedere la squadra a competere ai massimi livelli in tutte le competizioni, anche e soprattutto per la gioia dei tifosi. Bene, questo lo scrivono gli addetti ai lavori, ma non lo pensa sicuramente John Elkann. A John Elkann di noi tifosi non gliene è mai fregato niente e mai gliene fregherà. Quindi vanno presi con le pinze questi articoli. Però io credo che sia una trattativa possibile, perché se si pensa a Coop Miners, se devo dare 40 milioni più Sule,
o 40 milioni o 50 milioni più Wisen o 45 più Wisen. Allora preferisco darne 45 più McKennie, che è fuori dal progetto Thiago Motta, e mi tengo altri due per una possibile prima squadra, titolarità anche nella prossima Juventus, oppure per rivenderli semplicemente al miglior offerente, oppure inserirli in altri scambi di altre trattative, perché tutti e due non arrivano, Koopmeiners e Douglas Luiz. Se arrivano tutti e due, ragazzi, fa una statua, aggiuntoli, ma secondo me non arrivano perché i rubinetti sono un po' avvitati bene, quelli delle casse bianconere. Fatemi anche voi la vostra considerazione, però ripeto, l'attesa e la non ufficializzazione in tempi brevi di Thiago Motta può portare alla non fattibilità di certe operazioni. Tanti mi dicono: sì, ma Giuntoli non può avere una fotocopia di contratto. Ora, ragazzi miei, quando si parla di caramelle, io posso andare anche per 10 euro a far vedere la fotocopia di un documento, ma quando si parla di contratti da 4, 5, 7 milioni di euro l'anno, spese da 50, 70 milioni di euro per il club, allora si vorrà avere per chi sposa il progetto una prova e quindi un'ufficialità? Perché quella fotocopia vale quanto i due di picche quando briscola e cuori. Santi Dio, ma che domande mi fate? Io vi voglio bene. Ma ora vi immaginate Giuntoli, direttore della Juventus, che va in giro con la borsina a tracollo con tutti i fogli, no? E dice fotocopie. Allora può andare anche con i soldi fotocopiati. C'è un aneddoto, no? Che quando la mia mamma, c'era un periodo, mi doveva dare dei soldi, no? Perché gli avevo prestato dei soldi, allora poi mi doveva. Poi lei decise di ridarmeli, a me in quel momento facevano comodo. E tutte le volte che prendeva dal mio fondo cassa, mi lasciava un bigliettino con scritto: vale 100 euro. Poi, va bene, uno, due, vale 50 euro, Madonna, vale 10 euro, vale 5 euro, vale 20 euro. Alla fine io avrei avuto 500-600 euro, ma erano tutti pezzi di carta con scritto che valeva quella cifra lì. Quindi permettetemi il paragone, mi rimane un pochino strano vedere Giuntoli evangelo questo, il contratto vale come il contratto di Motta, questo lei il rinnovo di Rabiot. Ragazzi, devono uscire l'ufficialità, non ci facciamo prendere per i fondelli. Ora, tutte le trattative sono lì, no? Quelle di cui si è parlato non solo su questo canale, ma dappertutto, sono lì, addirittura d'arrivo. Ci sono da capire determinate cose. Per Thuram manca l'ok definitivo di Thiago Motta, che l'ok definitivo di Thiago Motta ancora non è stato dato. Quindi aspettiamo l'ok definitivo, cioè non è stato dato nel senso, non è che non si sa se viene o no, almeno spero che non sia questo il problema. Però non c'è ufficialità. Quindi, fino a che non c'è l'ufficialità, Thiago Motta non può contattare il giocatore e dirgli: sì, ma io il prossimo anno, ora, fra un mese sarò alla Juventus. Il giocatore gli dice, l'entourage di giocatore: richiamaci quando sarai alla Juventus. E aggiunto gli dice: richiamaci quando Thiago Motta sarà il nuovo allenatore della Juventus, o chi per lui. Ecco perché non si può fare i conti avanti all'oste, e ripeto, questa situazione è frutto dell'incapacità della Juventus nel mandar via Massimiliano Allegri, che pur tanto abbiamo tanto gioito per l'esonero, allo stesso tempo però abbiamo sempre ribadito che bisognava farlo molto prima. Non ci si può svegliare la mattina, mandarlo via 2 giornate dalla fine di campionato, mi ha detto nel video di stamattina il buon Simone, Hattrick Boys. Andate a vedere il video se non l'avete visto, in cui parla della la vendetta di Elka. No, mi sa, non so, è il video di ieri, è il video di, io non me lo ricordo, uno dei video di Simone, o quello di ieri pomeriggio o quello di stamattina. Comunque, ragazzi, è risaputo, bisogna in tutti i modi cercare sempre, Madonna, di sbagliare l'ultimo passo. La Juventus ci prova sempre, tutte le volte. Avevi fatto bene, l'avevi mandato via, basta. Tira fuori quei due spiccioli. Tira fuori quei due spiccioli e mandalo via. Che due spiccioli per noi non sono, per Jonnino e Elkan, e sono anche meno di due spiccioli. Quindi, accelerata ci vuole. Ci vuole accelerata per Thiago Motta, che però è fermata e frenata questa accelerata dalla situazione Allegri. E ora sono cazzi nostri, scusate, sono cazzi nostri.
Detto questo, fatemi sapere cosa ne pensate di Douglas Luiz, della trattativa imbastita, della possibilità di prenderlo, se è meglio Koop Meinertz o meglio lui secondo voi per la nuova Juventus di Thiago Motta, perché noi ormai parliamo della Juventus di Thiago Motta, quando però ancora la Juventus è di nessuno ad oggi. Sarà Thiago Motta, ma oggi è di nessuno. Vedete perché, quanto fa la differenza un comunicato ufficiale al non un comunicato ufficiale? Al non comunicato ufficiale? Ne fa tantissima. Ditemi la vostra, iscrivetevi prima al canale però, lasciate un mi piace e poi commentate liberamente. Certo, potete commentare anche se non siete iscritti, ma non vi costa nulla, se ci commentate vuol dire ci guardate e quindi vi interessano gli argomenti. Mi raccomando, fino alla fine Forza Juve, fino alla fine Gobbo Toscano, ci vediamo più tardi con un prossimo video e buona domenica a tutti, buon 2 giugno, le feste, queste feste fatte così a caso. Vale, ciao a tutti ragazzi.